Jack and Diane painted a picture of my life and my dreams. Suddenly this crazy world made more sense to me. Well, I heard today and I couldn't help but sing along, 'cause every time I hear that song, and I go back to a two-tone short bed Chevy, driving my first love out to the levee, living life with no sense of time. And I go back to the feel of a 50-yard line, a blanket, a girl, some raspberry wine, wishing time would stop right in its tracks. And every time I hear that song, I go back. Baby, at frat parties, college bars, just trying to impress the ladies. Well, I heard it today and I couldn't help but sing along. Benvenuti alla nuova puntata di Be My Steel. Guardiamo queste pinze, guardate che schifo. Che schifo, hanno proprio bisogno di una pimpata. Andiamo a conoscere il proprietario di questa macchina per vedere le sue attitudini e i suoi hobby. Vediamo lei cosa fa nella vita? Guarda, io adesso anche per colpa delle mie pinze freno sono uno sfigato, sono reputato uno sfigato da tutto il mondo. Quindi niente donne? Niente donne, 6 miliardi di persone che mi prendono per il culo, tutti mi conoscono come grandino sfigato perché ho le pinze così... Le pinze nere? Sì, nere sporche, cioè non è nemmeno metallo. Quanti chilometri ci hai fatto? 122.000 e qualcosa. E finora. I tuoi hobby quali sono per capire come possiamo fare queste pinze? Ma guarda, a me piace molto il cielo e no, i miei hobby sono comunque i motori, mi piacciono molto le macchine, le moto e basta. Tutto in pratica, sì, un po' tutto. Ah, vediamo che adesso faremo una bella pimpata allo stilo di questo ragazzo che adesso è visto come sfigato, ma quando gli faremo la pimpata delle pinze lui sarà visto come il più figo. Quello sfigato di Matteo, Mr. Grady, abbiamo visto che in base alle sue attitudini, al suo carattere, alla sua psiche malata, le pinze potevano andare bene blu. Perché blu? Perché blu è elettrico, perché blu è il cielo, quello che piace a lui. Sarà una persona che viene le favole, non lo so. Comunque andiamo a vedere che cosa. Ecco qua un nostro collaboratore. Lui ha deciso. È andato a comprare la vernice. Vediamole queste pinze, vediamole. Allora, secondo te di che colore le abbiamo fatte queste pinze? Guarda, non lo so, gialle, ma il giallo è un colore da cretini. Le sono fatte gialle. No, vi ho detto appunto che a me in realtà non piace il cielo, però mi piacerebbero blu, quindi vediamo se avete indovinato. Chi lo sa? Come le avremmo fatte queste pinze? Andiamo a vedere. Non so più lo sfigato del mondo, del pianeta. Troppo figo. Finalmente una macchina di cui non vergognarmi. Sì.